Bella ragazzi, e bentornati nell'Homewolf 92 Channel. Siamo tornati con la sfida Pro Club. Oggi facciamo il portiere. Voi qui sotto mi avete scritto: devi fare il gol col portiere. Noi ci proveremo, ma oltre a quello faremo anche il primo, quindi sì, è fare un gol almeno in due partite. Almeno un gol, essendo portiere, dobbiamo fare un gol. Mentre l'altro è subire al massimo due gol in due partite. Cioè, quindi dobbiamo prendere un gol oppure due, ma non oltre. Quindi, se prendiamo, che ne so, tre in una partita o più di due, comunque ha già fallito come obiettivo. E allora andiamo subito a scoprire i nostri primi sfidanti e compagni di squadra. Siamo anche i capitani, ragazzi. Abbiamo una bella squadra. Contro abbiamo un difensore 85, un attaccante 86. Bisogna stare attenti a quello, ragazzi. Certo, loro non sanno che io non sono capace a fare il portiere. Comunque, boh, cioè, dobbiamo sfruttare il servo. Come si fa? Come si fa? Tira. Bravo! Comunque, cioè, non so i tasti, quindi dobbiamo capirli durante la partita, ragazzi. Eccoci! Sbloccare due sfide, ragazzi, cioè, penso sia impossibile, ragazzi, perché non so proprio che devo fare. Che devo fare qua? Aiuto! No! Dio! Oh! Meno male, dai, dai. Senti. Oddio! Oh, dai, almeno ammirare le persone ce la possiamo fare, dai. Ci siamo. E fino a lì è andata. Ragazzi, forse abbiamo beccato la squadra che attacca continuamente. Quindi, se non ci fanno un tiro, forse riusciamo almeno la prima partita a non prendere gol. Forse, siamo ancora al 12esimo, 13esimo minuto. Guarda quel portiere, lo fa. Eccolo! Eccolo! 1-0, perché no? 1-0, perché no? La squadra, guarda, vince, vince! Mi ho trovato il portiere più stupido di me, comunque dall'altro lato, secondo pallone toccato per noi. Ragazzi, 6,9 di voto, cioè, ma pensate che. Come calcolano il punteggio? Cioè, praticamente non ho fatto niente. Alza la testa. No! No! Meno male! Alza la testa, attenzione! Praticamente faccio solo rimesse dal fondo. No! 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 Cioè, ragazzi, con la deviazione è impossibile! Praticamente già non la paravo se era centrale. Dai, facciamo l'uomo d'aria. L'uomo d'aria, su. Eccoci! E no, brava! E no! Madonna! No! Impazzito! Deve fare le skill, ragazzi, non ha segnato! Dai, su, fatemi fare il portierone. Eccolo, Dai, basta, questo secondo tempo sarà più bizzarro. Noi contro loro. Vai, porti. Vai, porti. Io contro il portiere. Io contro il portiere. Ma mette dentro! In questo caso potrei fare gol da portiere, ragazzi, superare un obiettivo che mi avete chiesto. È una partita rovinata, ragazzi, cioè i due portieri ritardati. No! No! Errore clamoroso! E guarda tutti in campo! Non tirare! Ma ha segnato! Ole, 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 ole. Abbiamo preso due gol, ragazzi, non fa niente. Dio! Voilà! Che portieraccio, ragazzi. Noi praticamente, insieme a quegli altri, non siamo due portieri, siamo due difensori, cioè due liberi. Anzi, lui forse è un trequartista, perché sta sempre qua.
e finisce qui. E andiamo a 3, l'andiamo anche vinta, ragazzi. Guarda come esultiamo. Non vi sento, non vi sento. Mamma mia! Però ero volato, dai, sembra un gabbiano. Minchia, è difficilissimo giocare da qua giù. Spaziamola, va. Voilà! Voilà! E allora, ragazzi, il primo obiettivo l'abbiamo sbloccato, cioè segnare un gol. Mentre il secondo è un pochino più difficile, cioè prendere soltanto due gol in due partite, quando non sei capace a fare il portiere. Per di più, per riuscire a non prenderne tre, dobbiamo prendere 0 gol la prossima partita. Quindi andiamo a vedere cosa succede, dai. Pronto, tutto pronto. L'abbiamo preso, siamo noi portieri anche qui. Squadra, minchia, attaccanti 88-90 ci abbiamo contro. Ma contro dovrebbero essere un po' scherzi. Hanno il portiere forte però, 86. Ma loro non sanno che io sono un portierone, non lo sanno. Lo scopriranno, ragazzi. 0 gol dobbiamo subire. Dai, eccoci. Oh, oh no, sono Marchetti adesso. Oh, oh. Oh, 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 niente. Comunque, abbiamo capito che per uscire con il portiere sulle palle alte è triangolo, quindi ovviamente l'abbiamo ciccata, però è così. Poi ti tuffi sia con l'analogico destro verso la direzione in cui vuoi, oppure ti butti, cioè per terra, tipo l'uscita lato terra con quadrato. Quindi per ora è un passo avanti, dai. Siamo al 12° minuto e non succede nulla. Noiosissima questa. Ed il portiere... E questo è il problema di fare il portiere sulla modalità Pro Club. Se c'è una buona squadra, praticamente non fai nulla. Cioè, io solamente sto qua, so 15 minuti del gioco che stiamo fermi. Eccomi! Sto arrivando! Dai! Dai! Riprende... Oh, poi adesso parte il contropiede, te pare, no? No! Spiegami di sera! Ha sbagliato! Non lo so, ragazzi, è sempre una sorpresa. Sì! Siamo ancora in gioco per il secondo obiettivo, ragazzi. E la mette dentro! Bombazza del riccione! Questo mi sa che è bravino comunque a giocare. Già ho visto qualche movimento. No, mi dovete aspettare. Dai, se le degli infami, siete. Vieni, vieni! Tentativo! La bondezza! E se ritorna a casa, ritorna. Però sembra un bello schema. Arrivavo da dietro in corsa, se c'aveva bel tiro con la cosa del portiere, sarebbe stato utile. Fine del primo tempo. Guardate quanti tiri hanno fatto loro. Assurdo, eh? Esce fuori, proprio lui. Proprio lui! Velocissimo! È velocissimo! Attenzione, lo falciano anche il compagno, praticamente, cioè, ma cerca di dare la palla quell'infame. Però ho guadagnato una grande punizione, ragazzi. Da Mustafa. Dammela qua. Ottimo. Devo smacca pure il compagno, ho capito. Proprio lui! No! Ritorniamo! Che? Partito? Partito? Dobbiamo bloccare tutto? Ma questo non tira. Creiamo problemi, oddio, il caos! Passa! Attimo! Mamma mia! No! Ah, rieccomi! Oddio! C'è gente! Numero! Un portiere volante! Vabbè, ma bisogna un po' rischiare, però dai, tocca uscire col portiere. Non è, se non è troppo facile, questi sono scarsetti. Eccomi, eccomi! No, Davids! No, fermatelo! Grande, riparte. Tutto di prima. Eccomi! Guardami! Oh, mi devi guardare, brutto... Ma va, mi devi guardare! E guarda come sul... Praticamente la squadra siamo io e lui.
Dai, bastardi, e però ce l'abbiamo fatta, ragazzi, tutti e due gli obiettivi sbloccati. E allora scrivetemi qui sotto nei commenti le altre sfide da dover fare. E ovviamente, ragazzi, impegnatevi, non scrivete, fai 500 gol, quello che ti pare. Dai, ragazzi, lasciate qui sotto nei commenti la prossima sfida e ci vediamo nel prossimo video.